La Cambogia è un piccolo paese del sud-est asiatico attraversato dal fiume Mekong, al quale il grande lago Tonle Sap assicura abbondanza di acqua e pesce durante tutto l'anno. Ha una superficie di circa 181.000 km quadrati e confina con la Thailandia, il Laos e il Vietnam. Il popolo cambogiano ha una cultura e una storia millenaria che fin dagli inizi ha subito l'influsso religioso e culturale dell'India. Il periodo aureo fu quello di Angkor, dal IX al XIV secolo. Ancora oggi si possono ammirare gli splendidi resti del tempio, che è una delle sette meraviglie del mondo. Dopo la caduta di Angkor, la capitale fu posta a Phnom Penh. Fino a poco più di 20 anni fa, questa città era una delle perle dell'Oriente, con ampi viali, monumenti imponenti, con alberi, fiori, che davano un tono di freschezza e festa e attiravano numerosi i turisti. Anno 1975. Inizia l'orribile tragedia che sconvolge in modo irreparabile il popolo Khmer, già decimato dagli spietati bombardamenti americani permessi dal generale Lon Nol per allontanare i Viet Cong. Il 17 aprile i Khmer Rossi del generale Pol Pot entrano in Phnom Penh, accolti dall'entusiasmo della popolazione, ma poche ore dopo giunge l'ordine per tutti di abbandonare la città e recarsi nella campagna entro 48 ore. È un ordine inumano che non risparmia nessuno, pena la morte. Chi potrà mai descrivere il dolore di quei 2 milioni di persone? La città era simile a un mucchio di rovine deserte. Molti malati e anziani dovettero essere abbandonati in preda alla disperazione. Tuls Lane, una grande scuola trasformata in prigione di massima sicurezza. Qui le vittime venivano sottoposte a torture indicibili prima di essere portate all'esecuzione nei campi dello sterminio, Killing Fields. Sul frontale il filo spinato impediva che i prigionieri disperati tentassero una fuga suicida saltando dai piani superiori. In ogni stanza gli strumenti di tortura e di morte. Il signor Chau Sa, che prima del regime di Pol Pot era insegnante e riuscì a sfuggire alla morte per miracolo, esprime così i suoi sentimenti. Gli orrori commessi dai Khmer Rossi contro i loro fratelli connazionali sono semplicemente incredibili. Io non vorrei neanche mettere piede in questo luogo, perché vorrei poter dimenticare quelle terribili crudeltà. Qui ogni cosa parla di atrocità orrende commesse contro i propri fratelli. I prigionieri venivano torturati con i sistemi più barbari al fine di far loro confessare colpe mai commesse. Chi riusciva a sopravvivere a quelle torture insopportabili, dopo la confessione era condotto ai Killing Fields. Sette gennaio 1979.
I vietnamiti invadono la Cambogia ed entrano vittoriosi in Phnom Penh. Una delle più orrende verità è rivelata al mondo. I cambogiani uccisi o scomparsi durante il regime di Pol Pot superano i 2 milioni. Chiese, conventi, scuole, ospedali erano stati distrutti. Le varie religioni subirono la persecuzione, in modo particolare quella cattolica, considerata religione straniera e dei vietnamiti. Dei circa 100.000 cattolici, solo poco più di 10.000 sopravvissero. La cattedrale di Phnom Penh fu fatta saltare dalle fondamenta con la dinamite. 5 sacerdoti e 2 vescovi cambogiani furono uccisi o morirono di fame. Lo sconvolgimento interno, la miseria, la paura costrinsero un grandissimo numero di cambogiani a rifugiarsi in Thailandia. Sorsero così diversi campi profughi lungo il confine. Numerose organizzazioni non governative di vari paesi si affiancarono alle Nazioni Unite per l'assistenza umanitaria di questa povera gente che attendeva di poter tornare nella propria patria. Primo maggio 1989. Anche i figli di Don Bosco vengono in aiuto di questi fratelli così provati. Il numero dei giovani è altissimo e la cosa migliore che si possa fare è insegnare loro un mestiere, esercitarli in un lavoro. Nei 4 campi profughi sorgono così 6 scuole tecniche con diversi reparti. È un'opera molto apprezzata, diretta da 2 salesiani con l'aiuto di una 50ina di ex allievi della scuola tecnica di Don Bosco di Bangkok. I diversi corsi hanno la durata di 3 mesi. Con questo sistema sono circa 3.000 i giovani cambogiani che in 2 anni possono esercitarsi in un mestiere. Secondo lo stile salesiano, al lavoro si alternano momenti di svago, di gioco, di musica, di festa, in modo speciale al termine dei corsi. La finalità del lavoro salesiano tra questi giovani è di prepararli per il loro rientro in patria, affinché possano iniziare una vita nuova e più dignitosa nella pace e nella libertà. Ottobre 1991. A Parigi i capi delle diverse fazioni cambogiane firmano un accordo di pace. Finalmente, nell'anno successivo, ha inizio il rimpatrio dei profughi. A Phnom Penh la vita riprende con ritmo più intenso. Ferve la riparazione e ricostruzione di case ed edifici, ma ciò che deve essere ricostruito proprio dalle fondamenta è soprattutto il cuore della gente, profondamente sconvolto dalle atrocità subite. È questo che induce diverse organizzazioni già presenti nei campi profughi ad entrare in Cambogia per continuare la loro preziosa opera di assistenza. I gesuiti lavorano a fianco degli handicappati. In Cambogia sono circa 30.000 le persone, in maggioranza giovani, senza un braccio o una gamba. Le suore della provvidenza portano avanti nei villaggi un programma di assistenza alle famiglie povere.
le giovani donne hanno modo di esercitarsi in un mestiere, soprattutto cucito e nella tessitura, con l'impiego di materiali e strumenti molto semplici, facilmente reperibili. Anche i padri Mary Knoll lavorano per l'assistenza degli handicappati, ai quali offrono la possibilità di imparare un mestiere. Accanto ai corsi professionali c'è la fabbrica per la produzione delle protesi. Le missionarie della carità, o suore di Madre Teresa, hanno una casa per ammalati, anziani, bambini abbandonati. Tutto per manifestare l'amore di Cristo ai più bisognosi, ai più piccoli, per dir loro che c'è ancora qualcuno che si interessa di loro e li ama. Oggi la maggioranza dei cambogiani sono ragazzi e giovani. Essi sono la speranza del futuro, la nuova forza che deve far risorgere e rifiorire il loro paese. Don Bosco, che era già venuto in loro aiuto nei campi profughi della Thailandia, non li abbandonò dopo il loro rientro in patria. Per molti bambini cambogiani la scuola è un lusso da sogno. Per questo una parte del lavoro attuale dei salesiani in Cambogia ha lo scopo di venire incontro in modo razionale alle necessità educative del maggior numero possibile di bambini poveri. Padre Visser, che segue questo tipo di assistenza sociale dal gennaio del 1992, ci informa del grande numero di bambini e bambine che in Cambogia non possono andare a scuola perché poveri e orfani e non c'è chi si cura di loro. Phnom Penh and all the villages around here. Attualmente sono già più di 800 quelli assistiti dai salesiani in Phnom Penh e nei villaggi vicini. Grazie alla generosità di tanti benefattori esteri, questo numero sta aumentando rapidamente. Oltre all'occorrente per la scuola, si distribuiscono periodicamente altri articoli di prima necessità, aiutando così indirettamente anche le famiglie. È un segno concreto di solidarietà per infondere coraggio e speranza nell'affrontare le sfide della vita. Questa è la scuola di un villaggio. L'inizio e il termine delle lezioni sono segnati da un rispettoso saluto all'insegnante. Mancano libri, mancano strumenti didattici, ma c'è tanta voglia di imparare. Tutto dipende dalla buona volontà di chi insegna. Kanya ha 12 anni, frequenta la terza elementare, è la quarta di 6 figli, sta con la mamma. Suo papà un giorno non tornò più a casa
e si pensa che sia morto per mano dei Khmer Rossi. Vuole studiare. Il suo sogno è di diventare dottore. Rin ha 12 anni, è in quinta elementare, ha altri due fratelli. I suoi genitori sono ambedue morti durante la guerra contro i Khmer Rossi. Vuole studiare, vorrebbe diventare maestro. Sovente la povertà porta con sé tanti altri problemi e scene come questa si vedono molto spesso in Phnom Penh. Non sono diverse dalle scene che rattristavano il cuore di Don Bosco ai suoi tempi. Questa è una grande sfida per i salesiani oggi in Cambogia. Quando entrarono in Cambogia il 24 maggio 1991, i salesiani cominciarono a lavorare in questo orfanotrofio governativo di Preah Feu, nella periferia di Phnom Penh. Tutto era in uno stato più che pietoso e decadente. Ci volle tutta la buona volontà dei pionieri per riadattare i vari ambienti e renderli più abitabili. Ecco una parte dei giovani assistiti in questo centro. Nel mese di giugno del 1992, di 60 che avevano iniziato il primo corso di addestramento di un anno, ben 58 lo terminarono e trovarono un lavoro stabile, così da dare sicurezza alla propria vita. Alcuni si fermarono come istruttori del gruppo successivo. Io ho 19 anni, ho quattro fratelli. I miei genitori sono morti sotto il giovane regime di Pol Pot. Sono molto contento di trovarmi qui. Molti non hanno questa fortuna. Voglio impegnarmi con tutte le mie capacità per avere un futuro. Pensando agli inizi del lavoro salesiano tra i giovani cambogiani, Bro Robert così si esprime. E naturalmente dagli inizi, quando abbiamo fatto la prima visita nei campi profughi, abbiamo subito notato questo mare di giovani che era laggiù più di 50% della popolazione erano giovani. Quindi per noi naturalmente non è stato un semplice invito, come salesiani è stato quasi un dovere di iniziare a lavorare e vivere accanto a questi giovani. E abbiamo visto che in previsione del loro rientro in patria forse la migliore cosa che potevamo dare era appunto una possibilità di inserirsi in un lavoro, dare un mestiere. Il lavoro salesiano in Cambogia procede bene grazie anche all'aiuto di alcuni ex allievi della scuola tecnica Don Bosco di Bangkok, che dopo i campi profughi seguirono i salesiani a Phnom Penh. Ero un ragazzo povero. Studiai al Don Bosco di Bangkok per 3 anni e poi trovai lavoro in una ditta. 2 anni dopo seppi che la scuola aveva bisogno di ex allievi per aiutare come istruttori nei campi profughi. Io mi sono offerto subito e ho continuato ad aiutare i salesiani fino ad oggi. Ma perché questa scelta dal momento che avevi già un lavoro sicuro in una ditta? Il signor Satawan dà questa risposta. Già da quando ero allievo desideravo di potermi un giorno dedicare al lavoro nei villaggi come maestro volontario. Non pensavo ad una ditta, ma non ebbi occasione di fare la domanda. Per cui quando seppi che Bro Robert aveva bisogno di istruttori per il lavoro tra i rifugiati che si preparavano a ritornare in patria, sono stato tra i primi che hanno aderito all'invito e ho continuato fino ad oggi con piena soddisfazione.
L'insana utopia dei Khmer Rossi di ricostruire il paese partendo da zero causò la distruzione di ogni tipo di libri e documenti, per cui in Cambogia oggi c'è un'estrema urgenza di stampare libri e materiale didattico, soprattutto in campo tecnico. Il libro di Don Bosco era scritto a mano. Si è anche stampato una breve vita di Don Bosco per dare modo ai giovani cambogiani di conoscere il loro padre e maestro. Visto il lusinghiero risultato di 2 anni di lavoro, i salesiani hanno lanciato il progetto di una vera scuola professionale col pieno appoggio delle autorità locali. Quando conobbi Don Bosco e i salesiani, capì subito che essi sarebbero stati una vera benedizione per la Cambogia. L'educazione morale e l'insegnamento di un mestiere a tanti giovani poveri e orfani avrebbe contribuito non poco alla ricostruzione pacifica del paese. Per questo ho dato il mio pieno appoggio per l'approvazione della Fondazione Don Bosco della Cambogia e per l'acquisto di questo terreno dove sta sorgendo la nuova scuola tecnica Don Bosco. In Cambogia non solo molti giovani, ma anche molte giovani e ragazze potranno d'ora in poi sperare in un futuro più bello, perché a Phnom Penh sono arrivate anche le figlie di Maria Ausiliatrice per occuparsi espressamente di loro. Hanno iniziato da poco con un lavoro semplice ed umile, ma già la superiora ci parla dei piani per il futuro. I think we are in a place where much help is needed. Penso che siamo in un luogo dove è necessario molto aiuto per la promozione della donna. Per ora stiamo preparandoci bene con lo studio della lingua per poter comunicare con loro e in futuro, probabilmente per il prossimo anno, apriremo un centro professionale. Pensiamo di dare lezioni di culinaria, cucito, dattilografia, segreteria, computer e altri corsi adatti per le giovani in modo che possano poi guadagnarsi da vivere. La Cambogia è un paese che si sforza di rinascere dopo circa 20 anni di terrore e di guerra. Salesiani e figlie di Maria Ausiliatrice non intendono tanto concorrere alla sua ricostruzione materiale, quanto invece alla sua ricostruzione morale, e vogliono anche cooperare alla rinascita della comunità cristiana, portando il loro contributo di amore e di pace là dove c'era orrore, guerra e morte. Soppressa per più di 15 anni, ora è ripresa la celebrazione pubblica della Santa Messa. Siamo in un'eglise che è piccola, in Cambogia, e un'eglise che si ricostruisce, sort di ses ruine. Siamo una chiesa piccola in Cambogia, una chiesa che si sta ricostruendo. Il popolo è molto povero. Per riprendersi ha bisogno di essere aiutato un po' in tutto. Non c'è altra via. In questo momento siamo chiamati a testimoniare l'amore di Cristo, aiutando questi nostri fratelli a riacquistare la loro dignità umana per avere nuova speranza nella vita. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Sky.
basta sapere che siete ragazzi. Mi basta sapere che siete giovani per amarvi. Ho dato tutta la mia vita anche per voi. Imagine.